Benvenuti a una nuova puntata di GIS in Italia. Ce l'avete chiesto tantissime volte e oggi vi abbiamo accontentato. Intervistiamo Giulio Ciccone. Wow. Saluto ai nostri fans. Un saluto a tutti gli amici e un saluto al mitico Maranga. Allora, iniziamo subito, che non vogliamo farti perdere tempo, devi fare i massaggi perché siamo alla vigilia dell'UAE Tour, quindi devi già mentalizzarti per la corsa. Non ti facciamo perdere tempo, iniziamo subito. Allora, partiamo con la tua vittoria alla Aiguella. Sei partito subito alla grande, ma ti immaginavi di essere a un livello già di condizione simile? Ma sinceramente sapevo che la condizione era buona, però sai, quando corri non conosci ancora bene le dinamiche di gruppo, ti manca ancora un po' quel feeling della corsa, quindi non sei mai sicuro, però la condizione sapevo che era ottima, quindi mi aspettavo di far bene, ma forse di vincere no. Ma come sarà il tuo avvicinamento al giro? Non è che sei troppo in condizione, sei troppo avanti, dobbiamo preoccuparci? No, me l'hanno chiesto tutti, ma in realtà no, ecco. Non sono diciamo nel periodo giusto. Ecco, adesso correrò qui l'UAE Tour e poi subito dopo andrò l'Arciano, Tirreno e Sanremo, che sarà già un primo blocco importante di lavoro dove posso anche capire com'è veramente la condizione nelle grandi corse, diciamo a grande livello, ecco. E poi ci sarà di nuovo il famoso ritiro sul Teide che tu amavi tantissimo. Mamma mia Cicco. E poi brutti ricordi, lo dico sempre, di bruttissimi ricordi. Ci sarà ancora il famoso ritiro sul Teide e poi torneremo in Italia, o meglio, quasi Italia, faremo il vecchio Giro del Trentino chiamato Tour of the Alps, Liegi e poi il Giro. E con Vincenzo Nibali quanto correrai? Ma con Vincenzo praticamente correrò sempre, perché al di là di questo debutto che ci siamo un po' divisi, lui è andato in Algarve, io sono venuto qui a UAE, faremo tutto il calendario parallelo, quindi le gare dove ci sarà lui ci sarò anch'io. Quindi anche i ritiri farete insieme? E anche i ritiri, perché sì. È importante fare i ritiri e stare con il gruppo con il quale poi si correrà nel programma. Sì, è importantissimo. Per esempio noi abbiamo già fatto un bel blocco di lavoro sul Teide, dove eravamo tutto il gruppo, quasi tutto il gruppo giro con Vincenzo, e quindi sai, si crea un po' quel clima e quelle dinamiche che poi sono anche fondamentali in gara, ecco. Ti piacciono i ritiri? In altura soprattutto? Diciamo che non è che ci vado proprio pazzo, però diciamo che nel ciclismo moderno sono necessari. Esatto. Per poter stare ad alto livello. Sono necessari, sì. Però devo dire che sul Teide è stato un bel ritiro e non mi è pesato neanche molto, perché a volte il problema dell'altura, diciamo un po' la testa, che diventa un po' noioso, un po' troppo pesante, fuori dal mondo. Anche perché tu sei in cima a 2300 metri circa, c'è solo l'hotel, sul Teide c'è un hotel e intorno non c'è nulla. Non c'è nulla, sì, sembra di essere sulla luna. Sulla luna uguale, ho sempre detto, e non è facile. No, non è facile, però appunto, ripeto, se sei con un bel gruppo, certo, e con delle persone che comunque sia al di fuori della bici, condividono con te qualcosa di interessante, tante risate, poi passa tutto più leggero. Sì. E dopo la vittoria dello scorso anno al Giro, la tappa del Mortirolo, se non sbaglio, il Tour de France corso ad alto livello, hai indossato la maglia gialla, insomma una stagione ad altissimo livello, quanto è cambiata la tua vita sociale? Ma allora, direi che la vita sociale non è cambiata tantissimo, perché bene o male è rimasta la stessa. Ha avuto più gente che si è avvicinata a te? Sì, vabbè, quello sì, a livello, diciamo, sotto quell'aspetto lì è cambiata tanto. Prima non dico che non mi si cagava nessuno. Sì, però diciamo che vieni più considerato, ovviamente. Anche... Sì, c'è più considerazione, diciamo, viene anche riconosciuto spesso. Però non è una cosa che ti è pesata? No, non direi che per uno sportivo è anche una buona... Esatto. Un bel riconoscimento, ecco. Sì, certo. Quindi, cioè, finché non si esagera, ovviamente, che proprio quando uno arriva tanto in alto c'è un giro intorno di gente, esatto, un interesse mediatico importante, esatto, quindi è più difficile da gestire. Adesso sei ancora all'inizio. Sì, ovvio, quando diciamo che fino a questo livello resta, diciamo, una roba abbastanza sopportabile. Quando poi magari arrivi a un livello un po' più alto sarà sicuramente meno gestibile, quindi diventerà più pesante. E quanto è importante avere attorno le persone giuste per gestire comunque la vita da atleta, che è una vita molto stressante, molto impegnativa, dove devi stare concentrato, pronto con la testa, sopportare i ritiri, sopportare tutto quello che è il mondo delle corse. Quanto è importante? Ma quello è importantissimo, perché comunque sì, ho notato in quest'ultimo anno, ecco, che è l'anno dove appunto ho avuto un po' questo exploit,
che avere le persone giuste che si occupano magari anche di altri aspetti e ti danno un po' meno, ti tolgono un po' di pensieri dalla testa, è fondamentale, perché tu riesci a fare il tuo. Ti allentano lo stress. Esatto, fai il tuo, pedali, mangi, ti alleni, fai massaggio e tutto, e poi sei, diciamo, tra virgolette, tranquillo. Invece quando magari si creano altre situazioni anche al di fuori della bici, è un po' il pensiero ovunque, non è, si non va, è, si non va è ad accumulare con quello che hai tramite, esatto, le corse. Esatto, non molto difficile. Passiamo adesso alla seconda parte di questa intervista, un pochino più leggera, per amore dell'intrattenimento, diciamo, Cicco. Sono già preoccupato prima di iniziare. Un'intervista quiz, tre domande per capire un pochino la tua personalità. Ok. Va bene, ci sei? Sei pronto? Vai, prontissimo. Allora, siamo Giro d'Italia, ipotesi, cioè sono cose inventate, potrebbero succedere, però c'è il giro per aiutare Nibali. Ci troviamo all'inizio della terza settimana e, fatalità, nonostante tu abbia aiutato Vincenzo, ti trovi in classifica. Sei lì, nono, decimo. Sei entrato in una fuga partita sulla prima salita di giornata. Il gruppo ha lasciato fare. Stai davvero bene, potresti vincere la tappa e, se tutto va bene, indossare pure la maglia rosa. E mancano poche tappe a Milano, attenzione. Purtroppo però, dalla radio il direttore sportivo ti comunica che devi staccarti per aspettare Vincenzo. Tu cosa fai? Hai quattro possibilità, però devi essere sincero. Ah, quindi me le dai tu le risposte? Sì, 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 okay. te le do io. È più facile. È più facile. Ah, stranamente la radio smette di funzionare. Non sento. Fingi un malfunzionamento della radio. Poco credibile. Molto poco credibile. Però c'è chi l'ha fatto, C'è chi l'ha fatto. B. Cerchi di far cambiare idea al direttore dicendogli che se ti lascia davanti non se ne pentirà. Fa proprio un discorso: lasciami qua, fidati. C. Ci pensi per un paio di minuti abbondanti, cioè di silenzio per 2 minuti, silenzio assoluto. Mentre ti chiamano, Cicco, silenzio. Poi dopo un paio di minuti, e facendo profondi respiri, esegui gli ordini. Cioè ci pensi perché, però esegui. D, senza pensarci una frazione di secondo, esegui. Cioè ti stacchi proprio senza neanche obiettare un secondino. Ma senza ombra di dubbio la C, la penultima. Ok, nel senso che ma è stato sincero. In quel momento rifletti. 2-3 minuti, sei lì che porconi dentro di te. Sì. Però sai, non lo esprimi magari in pubblico, cosa difficile per me, perché come minimo un porcone molto sanguigno, esatto. Sì, sì, quindi un po' sei lì, però poi capisci la situazione, quindi eseguo gli ordini. È stato sincero, perché uno potrebbe anche dire no, senza pensarci avrei eseguito, però magari non è proprio verissimo. Tu sei stato sincerissimo e va bene. Poi aggiungerei anche la parte finale in hotel. Quando ridendo e scherzando gli dici sei un bastardo, però. Potevi lasciarmi una cosa cambiata. Ridendo davanti a una birra, però lo dico. Grande, Cicco. Altra situazione di gara. In questo caso facciamo finta di essere al tour. Mancano pochi chilometri alla conclusione e sei in testa con un altro corridore, tipo quello che è successo lo scorso anno con Irt. Basta collaborare normalmente e potrete giocarvela voi due. Basta proprio girare, tranquillo, non devi fare chissà cosa. Avete le stesse probabilità di vincere. A un certo punto però lui smette di tirare senza motivo, proprio come Irt scorso anno. Come ti comporti? A. Inizi a minacciarlo in dialetto abruzzese. B. Gli prometti che nel caso tu vinca gli regalerai gli occhiali anziché lanciarli. È una proposta interessante. C. Fingi di avere i crampi dicendogli che sta perdendo un'occasione d'oro. I crampi, hai già vinto, tira. Può anche succedere. Può succedere. Te le inventi tutte. D, anche qui respiri profondamente una ventina di volte e cerchi di comunicargli amorevolmente che sarebbe il caso tirasse, proprio con parole dolci, dopo aver respirato. Anche questa è facile. Tutta la vita inizierei. Minacce. Sarei a porconare. Però in dialetto abruzzese, che magari non sono decifrabili. Potrebbe sai, anche il dubbio. In quelle occasioni, sai, con il mio carattere sono un po'. Magari può avere il dubbio che tu lo stai incitando. Esatto. In quelle occasioni io sono un po' tagliato fuori, cioè io parto subito. Sì, è normale. Non riesco.
a respirare. Anche l'anno scorso con Hirt era dura stare... Lì, sai, è difficile mantenere la calma, però in quel caso magari mettere una A proprio subito per partire, per mettere esatto. subito le cose ma in chiaro. Ma può anche essere doppia la risposta, eh? Esatto, una A e poi magari... Amorevolmente provi a riavvicinarti. Io non ci credo tanto. Prima lo insulti per bene, poi vai lì e gli dici dai per favore, cosa ne dici? Va bene, un'ultima domanda. Allora, chi sarà il corridore rivelazione del 2020? A. Ciccone. B. Evenepoel. C. Pogacar. D. Peppino il Salumiere. E lui conosce Peppino il Salumiere, no? Ma ci segue. Peppino il Salumiere è il mio idolo. Però quindi sei di parte. Togliendo Peppino il Salumiere. No, va, credo che... Io dico Pogacar perché, perché Pogacar è, secondo me è un vincente un po' dappertutto, quindi è pericoloso. Dici che è più maturo già di Evenepoel? Ma secondo me diciamo ha più la possibilità di vincere nei grandi giri e nelle corse più dure rispetto a Evenepoel. Vedremo. Secondo me. Vedremo. Io dico Ciccone Non me ne intendo. Invece io dico Ciccone. Io magari nel mio piccolo posso contribuire a fare qualcosa. Vedremo. La puntata volge al termine. Ciccone è stato perfetto, è stato disponibilissimo. L'abbiamo messo un po' in difficoltà, devo essere sincero. Un pochino sì. Un pochino però siete stati bravi. Pensavo peggio. Pensavo peggio, ok. Per questo è tutto. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao.